Buongiorno e buona domenica. Ieri sera ero a Sarzana, è ripartito il tour delle mie conferenze in giro per l'Italia e la prima tappa, la nuova prima tappa, mettiamola così, è stata proprio quella di Sarzana, un ritorno alla libreria Mondadori Bookstore. Anzi, colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutte le amiche e le persone che erano presenti, le amiche e gli amici che erano presenti in conferenza di ieri sera e naturalmente anche Elena Torelli e tutto il suo staff perché è sempre di una gentilezza unica. Per l'ennesima volta ho ospitato una mia conferenza. Grazie Elena. E ieri sera, mentre si parlava di autostima legata al mondo dei bambini, motivazione, convinzioni limitanti, eccetera, eccetera, una gentile signora del pubblico mi ha posto una domanda, mi ha chiesto se conoscessi la teoria del calabrone. Beh, secondo questa teoria, che non sapremo mai se è veramente scienza o è leggenda, secondo questa teoria il calabrone non potrebbe volare, ma vola ugualmente. In pratica il calabrone non sa di poter volare, ma spicca il volo. Ora, non voglio addentrarmi nella teoria leggenda del calabrone, lasciamola lì da parte, non ci interessa. Quello che è importante è quello che capita alle persone seguendo proprio questa teoria, la teoria del calabrone, perché ci sono delle persone che hanno delle capacità uniche, volano, raggiungono i propri sogni, riescono a fare certe cose pur non sapendo di poter volare. Semplicemente queste persone mettono da parte le loro paure e osano, ci provano. Questo purtroppo non capita nella stragrande maggioranza dei casi. Se anche tu sei una di queste persone che appartengono a quella percentuale terribile, 7 persone su 10 che non osano, non ci provano neppure, non iniziano, prima ancora di cominciare hanno già bene che mollato, beh, se anche tu fai parte di questa percentuale, l'invito è semplicissimo: osa e prova a spiccare il volo come fa il calabrone. Pur non sapendolo, forse è proprio perché non lo sa, che è inconsciamente pazzo, mettiamolo così, questo calabrone, potresti fare la stessa cosa anche tu, provarci ugualmente. I bambini fanno proprio questo, non hanno paura, non hanno timore e pertanto osano, si avventurano, ci provano sempre. Gli esseri umani adulti invece sono legati ad una sorta di cappa, ad una sorta di cappio meglio ancora, legato a tutte le loro paure, paure che poi spesso e volentieri non sono neppure reali. C'è una bellissima frase di uno scrittore americano che in questo preciso momento mi sfugge, ma che dice pressappoco così: nella mia vita mi sono successe tantissime cose brutte, la seconda maggioranza delle cose non è mai accaduta. Cioè, dov'è che capitavano queste cose? Mark Twain, dov'è che succedevano queste cose brutte? Nella testa dello scrittore. E dunque molto spesso le persone si fanno limitano la propria vita semplicemente perché non osano spiccare il volo e non provano a fare quello che fa il calabrone. Cos'altro dirti? Se abiti a Marina di Carraro, comunque sei in zona, sabato 3 settembre, ti aspetto ad una nuova conferenza. Questa volta torno a casa mia e nello specifico torno proprio nella mia via. Io sono andato in via Nazario Sauro e sono ospite di una bellissima pasticceria con un giardino ancora più bello. Sono all'interno di questo giardino, ti aspetto. Le delizie di Alessia, grazie Alessia per avermi invitato e per ospitarmi. E alle 21 parleremo di autostima, parleremo di motivazione. Cos'altro dirti? Un consiglio di lettura, naturalmente. Rompi i tuoi schemi mentali. L'ultimo libro che ho scritto e che da qualche settimana è perennemente nella bestseller di autostima di Amazon. Un regalo inaudito. Non ci avrei mai giurato. Leggilo. Un abbraccio. E ti aspetto naturalmente sabato 3 settembre. Ah, dimenticavo. Vola, come il calabrone.